Proseguiamo nella nostra estrazione. Raffaella Ferrara. Grazie. Buoni. La rabbia è come il cioccolato. Prima sei felice, poi ingrassi e ti arrabbi per averlo mangiato. Capita spesso, come cane e gatto, di arrabbiarsi, ma poi fare pace e consolarsi. A volte capita di talmente da rimanere in testa. Bruno D'Anna. I membri della mia famiglia sono bravi e dolci come la vaniglia. Loro sono il mio porto sicuro che mi assicura il futuro. A volte li faccio arrabbiare, ma so che mi sapranno perdonare. Li amo, li adoro e non so come farei senza di loro. Giorgio De Vita. Sogno. Un sogno tranquillo domina la pace, una liscia avventura vivace. Striscia nella nostra mente come la fresca acqua che non ha intoppi, che fa amicizia con gli zoppi. Giorgia Maddalon. Sulla montagna, cade la neve bianca, sguardo gelato. Sulla montagna, cade la neve bianca, sguardo gelato. Grazie Giorgia. Guido Guerriero. Futuro. Il futuro del passato è un pensiero che ieri se n'è andato. Una foglia nell'oceano. Un pensiero vacante nell'aria. È il volto di un bambino vagabondo del Brasile che vuole visitare il mondo, ma soprattutto il Cile. Grazie. Elisa Dietrich. Vorrei volare come un falco, attraversare il cielo azzurro. Vorrei avere le squame per nuotare tra i coralli. Vorrei girare il mondo in groppa a una balena. Vorrei essere Superman per difendere chi amo. Vorrei essere immortale perché ogni giorno c'è sempre qualcosa da imparare. Vorrei fermare il tempo qui a Roma, fermarmi ai momenti felici, quei momenti che sono passati in un batter d'ali d'angelo. Ricevere tutto questo materiale vostro è stato sorprendente proprio per la qualità di quello che c'era scritto, cioè era come consegnare a noi tutto il vostro mondo interiore magico e simbolico, in cui la parola era utilizzata con una consapevolezza effettivamente sorprendente. Grazie. Flavio Milazzo. Mi hanno detto di non amare, perché mi farà soffrire? Ma chi non ama è destinato a morire, come un uccello che non può volare, un pesce che non può nuotare. Non possono dirmi di non amare se sono le prime a non saperlo fare. Persone mi hanno giudicata perché non sono mai stata davvero amata, ma l'amore vero è molto raro e chi lo trova deve stare attento, che non sparisca come il fumo al vento. Nessuno può giudicare o dirci chi dobbiamo amare. L'amore è una farfalla e basta poco per soffocarla, ma se non le saprei badare rischierei di farla scappare. Quando sei felice, i tuoi occhi sono belli illuminati dalla tua vitalità. I tuoi occhi sono come quando il sole proietta mille luci sul mare e la notte salgono in cielo insieme alla luna, che cambia faccia ogni mese, come l'umore che cambia come ti svegli. Invece i tuoi occhi esprimono mille sensazioni diverse, tutte insieme. Walid Ahmed Khalil. Sono una chitarra che accompagna le letture di chi narra. Esprimo felicità per togliere dal mondo la povertà. Esprimo anche rabbia, nostalgia e tristezza, ma in fondo la mia voce è gentilezza. Emanuele Lopetuso. L'uomo senza concretezza. Un incubo, colto, folto, alto. Una paura, strana, disumana, vana.
un freddo, come un velo, un gran gelo. Scorre un che di tremulo, un disorientamento, mal di testa. Tutto qui quel che resta di una festa che purtroppo è sorta e ancora non è morta. Vorrei Ilaria Improta. Sono ragazzi come noi, non hanno la fortuna di una famiglia, una casa, un'amicizia. Vivono in solitudine, senza cibo, vivono nella sporcizia. Sono ragazzi di strada, abbandonati, il celeste è il colore che gli ho attribuito, il colore del cielo, quello che vedono fin da piccoli, senza che nessuno glielo abbia mai proibito. Chissà se loro hanno fantasia, immaginazione, con quel poco di istruzione. Vorrei che trovassero una famiglia, vestiti decenti e che fossero sempre contenti. Un augurio che condividiamo. Allora, Gabriele dice, non c'ha significato la poesia in noi. No, ogni poesia ha un significato per chi la scrive fondamentalmente, anche perché diversamente farebbe a meno di scriverla. Gabriele, allora, hai detto una cosa bellissima, la mia poesia non c'ha significato, ma una volta che una poesia è pubblicata, non è più tua, è nostra. Quindi il significato glielo diamo noi. In ogni caso, quando un qualcosa è scritto, ha la sua motivazione, la sua ragione di esistere, sempre e comunque. Un amore pieno d'amarezza, con immensa freschezza, un inverno senza Natale, un furore fatale d'amore, un ricordo nel cielo e nel cuore, al volto di un vecchio su una panchina che aspetta il suo amore di sempre. Un amore grande grande si disperde in un dolore di venerdì. Un cielo azzurro senza nuvole bianche. Gli occhi di un serpente sono come in un rimpianto fosforescente. Al volto di un prato con un solo filo d'erba significa che c'è una sola speranza in te. Paura. Sei un cristallo, sei un corallo, sei tutto ciò che non fa rumore e questo mi fa terrore. Cuoricino piccolino, batti forte dentro me, fammi ridere e sognare, fammi vivere e giocare. Ora è tempo di dormire, sogni d'oro mio tesoro. Una dedica. Una voce maschile interpreta una dolcezza femminile. Stella lucente che brilli nel cielo, illumini il buio e la notte serena, mentre ti guardo dalla finestra mi illumini gli occhi e mi fai sognare chiudendo gli occhi, pian piano mi fai addormentare. Sarà anche qui. La notte è scura, la notte è nera, c'è chi ha paura, la notte fa sognare la gente che dorme tranquilla. Grazie. La notte è buia come un vestito nero, le stelle brillano come chiodi d'argento, la luna regala un tocco di luce nel muro immenso della notte. Il silenzio di un'esistenza scura che fa venire molta paura, è come una giornata senza amici o una musica senza suoni. Il silenzio ha il volto di una vita di buio profondo che invaderà tutto il mondo. Io direi che questa giornata può essere conclusa ancora con le note che ci hanno accompagnato e introdotto in apertura.